Presidente, sì, in effetti avremo occasione di consultare il nostro fornitore, abbiamo parlato con i ragazzi delle scuole e appena abbiamo pensato ad Academy, abbiamo pensato all'Accademia e quindi diciamo non esiste centro di formazione più adatto per costruire insieme progetti come questi che l'Università delle Marche. Devo dire abbiamo trovato nel cuore una disponibilità immediata e quindi abbiamo detto dobbiamo fare subito un accordo e di metterci a lavorare insieme. Oggi è un punto di partenza importante, sentiamolo. Sì, credo che questo accordo che abbiamo prodotto con questo Consiglio Superiore sia importante. La collaborazione esisteva già da tantissimo tempo perché anche alcune delle figure professionali che sono state formate alla nostra università, in particolare qualcuno l'ha sottoscritto, quindi no, tutti, come dire, le responsabilità, l'onore e anche me ne assumo per questo caso. Il privilegio di averlo avuto uno tra i migliori studenti del mio corso. Guardate, questo progetto di Academy, e quindi questa collaborazione che si cerca con le scuole e con le università, è un pezzo del futuro. Cioè, credo che il futuro vada pensato nel presente, quindi vada pensato con le azioni che possono mettere in campo tutte quelle azioni di miglioramento possibili. E qui c'è un pezzo del futuro, perché l'energia fa parte del nostro futuro. Ci sono due assi strategici che riguardano il futuro, uno è l'energia e l'altro è l'informazione. Con l'energia si governa, si influenzano le opinioni, si crea consenso, con l'informazione si consolida e si arricchisce e in qualche modo si incrementa anche il valore dell'energia. Noi abbiamo una società che è basata sulla mobilità, cioè noi rispetto alle società che ci hanno preceduto ci spostiamo molto di più. E guardate, lo spostamento è semplicemente lavoro, cioè forza per spostamento. Allora, se noi vogliamo muoverci c'è bisogno di una forza, cioè c'è bisogno di energia, lo dico da ingegnere. Possiamo cambiare i fonti di energia, sicuramente dobbiamo efficientare i nostri sistemi di trasporto, ma consumeremo sempre energia, perché nel momento in cui ci spostiamo e quindi dobbiamo percorrere lo spazio, dobbiamo ricordare di una cosa. Però quello che abbiamo fatto nel passato è stato superato, perché nel passato devo dire l'attenzione all'ambiente non era così importante. Il concetto di sostenibilità, che qui è stato più volte ribaduto, non è uno slogan, è qualcosa di strategico. Il nostro futuro sarà fatto di sostenibilità ambientale ma anche sociale. Ricordiamoci di due aspetti: dobbiamo rispettare l'ambiente e dobbiamo cercare per le persone che vivono in questo ambiente condizioni come dire, di crescita, di pace, diciamo di accoglienza, di tutti quei termini che in qualche modo fanno del nostro futuro una certezza, perché il futuro sarà fatto di queste cose. E allora l'energia. L'energia dobbiamo consumarne meno, sicuramente, dobbiamo trovare sistemi di sharing, ad esempio nella mobilità, è inutile andare in mobilità ciascuno col proprio mezzo, ciascuno con la propria auto, più possibile grande, non ha senso, non ha più senso, non è più sostenibile, diciamo in termini, siamo 8 miliardi in questo pianeta, forse tra qualche anno conterremo le nostre nascite, ma siamo 8 miliardi, se 8 miliardi si mettessero tutti in moto oggi non abbiamo l'energia per farlo, non ce l'abbiamo. Bene, allora dobbiamo cercare per tutte queste persone di dare il concetto di sostenibilità, il concetto in qualche modo di dare anche a loro la possibilità di muoversi e dare mezzi più efficienti. Cambieranno le nostre auto, cambierà il nostro modo di utilizzare le auto e quindi i sistemi di mobilità. Il sistema pubblico, il sistema di condivisione dei sistemi di mobilità diventeranno nel futuro sempre più importanti. Poi ci saranno le auto elettriche, le auto a guida automatica, ci saranno nuovi sistemi che adesso non possiamo neanche immaginare, per fortuna, perché la lasciamo un compito a quelli che verranno dopo di noi. Ecco il concetto di Academy, ecco il concetto di formazione. Io sono, come qualcuno mi conosce, sempre molto ottimista, ma io sono fondamentalmente una persona felice, perché sto a governare è una struttura dove si produce, dove si progetta, dove si costruisce il futuro. Prima con le persone, perché formiamo tante studentesse, tanti studenti ad affrontare il futuro. E secondo perché fondiamo questa formazione soprattutto sulla ricerca.
e quindi sulla capacità di mettere in discussione tutto quello che abbiamo fatto il giorno prima per cercare di farlo il giorno dopo. Quindi formazione, istruzione, creazione di persone motivate e competenti basate sulla ricerca, cioè basate sui valori della conoscenza. Ecco perché sono sempre felice. Perché se uno poggia il futuro sulla conoscenza, sulla condivisione dei saperi, il futuro sarà un futuro di pace, un futuro migliore del passato che abbiamo appena superato. Le nostalgie che molti di noi raccontano, ma una volta si stava meglio, io lo do come assioma. Nel passato si stava sempre peggio di come si sta nell'attuale presente e quindi dobbiamo continuare a lavorare per stare meglio nel futuro. Si stava peggio. Ricordiamo di stare meglio semplicemente perché ricordiamo la nostra giovinezza. È chiaro che la giovinezza è un elemento di stare meglio. Ma non le condizioni in cui vivevamo nella nostra giovinezza. Io ho affrontato gli anni di piombo, ho affrontato i tanti attentati che si sono creati in quel periodo. Che cos'era? Li abbiamo lasciati alle spalle, non ci sono più, li abbiamo superati. Ne abbiamo altri, certo. Abbiamo abbandonato la povertà del passato. Le categorie che non avevano anche il sostentamento economico e non potevano mandare i figli alle scuole. L'abbiamo superato questo, certo, adesso ci sono altri problemi. Però non vi potete dire che nel passato si stava meglio del presente, si stava molto peggio e per questo che l'università è dove trova l'attenzione con le aziende che lavorano su settori strategici come quello dell'energia, dobbiamo cercare di costruirci un futuro che sia sostenibile, che mantenga bellissimo questo ambiente e soprattutto belle le persone che vivono in questo ambiente. Ecco la sostenibilità sociale. Vi ringrazio per l'attenzione e sarete sempre. Thank you.